Alfredo, buon pomeriggio. Ciao. No, ciao, bentornato Alfredo. A casa tu, non io. Buon pomeriggio a voi. Dove sei, Flavio? A Firenze. Dove sei? Ecco, quindi insomma sei tornato tu a casa, hai svernato per 2 mesi. Alfredo, scioglici subito qualche denuncia, qualche nodo. No, niente, oggi niente. Ci credi niente. Alle parole di Lotito su Luis Alberto? Sì, perché vuole fare cassa. Non credo che sia una cosa chiusa. Cioè io penso che Luis Alberto sia un discorso aperto, un caso. Non quindi, un caso non ci credi, Alfredo, scusami, se non ci credi. No, chi ha detto Lotito? Che resta sicura Lazio? Lui ha detto in un discorso molto ampio, non ha fatto una dichiarazione incerta su Luis Alberto. Ha parlato della Lazio, ha detto che ha rispettato tutte le promesse fatte a Sarri, ha detto che Milinkovic resterà e in questo discorso ha detto e anche Luis Alberto rimarrà. Va bene, vediamo. Io tutte le porte non le chiudo. Lo sai perché non le chiudo? Il prezzo è sceso, ma lo sai perché non le chiudo? Perché è vero, ha rispettato tutte le promesse, forse manca un terzino, forse non ha il vice Immobile, che secondo me non è Cancellieri, che è un buon giocatore, ma non è il vice Immobile. Perché comunque il vice Immobile significa che tu sei una prima punta, Cancellieri non è una prima punta. E Luis Alberto c'ha mal di pancia e non è contento. Domanda. Adesso non sappiamo come finirà domenica pomeriggio, ma se Luis Alberto non dovesse giocare col Bologna, non è come dice il presidente che deve dire in quel modo, o sbaglio? Cioè, se io so che il tuo regista della trasmissione è il numero uno, però c'ha problemi con te e sta il vice regista, il regista non va in console per 3-4 trasmissioni, significa che il numero uno solo sulla carta c'è qualche problema. Per cui io ritengo che questa cosa del Siviglia e di Monchi possa essere una cosa aperta fino alla fine, se dovesse arrivare qualche opportunità e un'offerta giusta. Sai, Sarri, che io sappia, vuole Ibis. Poi, se il Siviglia non si materializza, Isco e, abbiamo detto, Isco e Luis Alberto sono due ruoli diversi, possono assolutamente coesistere, perché uno può fare il trequartista, l'altro può fare la mezzala e viceversa. Io alle parole di Lotito, chiaramente non le posso criticare, ma fanno parte del gioco a 48 ore all'inizio del campionato. Domanda, quando ci daranno la distinta di Lazio-Bologna, se Luis Alberto dovesse essere titolare, il discorso fila, se non dovesse essere titolare, il discorso per me fino al 31 di agosto, anzi quest'anno il 1 settembre, nei mitici saloni del Gallia, dobbiamo tenere aperto, per tutti. Malinowski invece, che doveva essere magari in orbita a Nottingham Forest, così come Freuler, parlano di un'offerta rifiutata, ti risulta? Ma rifiutare sì, perché sennò l'Atalanta veramente, l'Atalanta ha perso Ederson per infortunio, l'Atalanta c'ha dei problemi, c'ha Muriel in scadenza di contratto, Freuler già voleva andare la scorsa sessione di mercato, era pronto per un'esperienza diversa, danno via Malinowski, insomma più che una nuova proprietà mi sembrerebbe un ridimensionamento, o sbaglio? Assolutamente. Prima che Flavio ci parli di Malinowski, in orbita fiorentina, lo dico, perché da un momento all'altro adesso Flavio ci tira dentro questo jolly che ci giochiamo. Ci giochiamo uno spritz, una grappa secca. Un paio di Jordan. Un paio di Jordan, sì, che Flavio le può pagare. Vuoi vedere che Malinowski da un momento all'altro entra nella tua hit parade dei dischi caldi del 12 agosto? Andiamo, dai. Dimmi, che volevi dire, Flavio? Dimmi. No, stavo dicendo che ti piacerebbe, ma Gasperini si è lamentato, come fa ogni anno, e che Malinowski è scadenza, quindi io non lo accosto alla Fiorentina, perché staremo parlando pure Muriel è scadenza, pure Muriel è scadenza. Attenzione però, noi non sappiamo le carte private dell'Atalanta in cosa consistano, attenzione, se l'Atalanta non va quasi mai in scadenza e fa per tempo quello che tu pensi non abbia fatto, poi all'improvviso aprono il cassetto, boom, eccolo là, ti tirano fuori il jolly, quindi stiamo attenti. Però ti posso fare un piccolo appunto, Alfredo, mi posso permettere? Certo. Hai ragione su quello che dici, però è anche vero che è cambiato il management all'Atalanta, quindi magari il modus operandi che c'era fino a due mesi fa... Sì, ma io l'appunto l'accolgo, ma non lo recepisco, nel senso che... Stai parlando comunque di situazioni che appartengono a due sessioni di mercato fa, a una sessione di mercato fa, quando il management non c'era. In questo momento c'è sicuramente un po' di confusione. Io, non avendolo sentito, ho fatto un'intervista a Gasperini, che io ho un buon rapporto con lui, non ci sentiamo ogni giorno, lo conosco da un sacco di tempo.
e sono stato a Zingoni a trovarlo nel mio precedente giornale, non quello attuale, gli ho fatto un'intervista dal mio e dal suo punto di vista, soprattutto che conta più del mio, clamorosa. So quanto lui sia esigente, so quando lui è contento, so quando lui è scazzato, so quando lui immagina senza sentirlo. In questo momento non mi sembra il massimo della felicità, è rimasto il rapporto con i percassi e tutto quanto, per cui però il mercato dell'Atalanta l'abbiamo visto fin qui, adesso non è il problema Palomino, ma prima c'è il problema Freuler, poi c'è il problema De Ron, poi c'è il problema esterno sinistro, poi c'è il problema di Carnesecchi, che non volevi prendere meno di 20 milioni, malgrado l'infortunio, mi segui, poi Muriel in scadenza, e Miran Cuk non lo dai e poi lo dai, prima lo dai e poi non lo dai, non lo dai in prestito, poi andate in prestito con te, mi segui, e mi sembra un po' non voglio dire di confusione, di assestamento dopo una svolta epocale, probabilmente c'è bisogno di tempo, parlano due lingue diverse, probabilmente non è, senza probabilmente, sicuramente non è più come prima. Allora, Alfredo, ti faccio una domanda, perché questo qui è un nome che è uscito a Firenze nelle ultime ore. Io non ti chiedo di una trattativa, perché penso che, e tu ci hai insegnato che se c'è una trattativa tu sei il primo a raccontarcela, ma ti chiedo qual è la situazione su Barak al Verona, perché al Verona, e ti anticipo prima su questo poi, da quello che ci dice Sport Italia, ci dici tu, le acque non sono poi così calme e tranquille e non si respira un'aria da mulino bianco. Quindi qual è la situazione su Barak al Verona? Che con un'offerta parte. Anche Barak? Cifra? Sì. Sotto i 20 milioni. Più o meno quella di Simeone. 16, 17, 18. A proposito di smobilitare, direi. Ma hai visto come sta funzionando? Cioè non, scusami, è andato via Caprari, va via Simeone, hanno preso Juric, hanno preso Ri, sta mezzo lo tengono, ma Idic se la lascio vendere Luis Alberto va, di che stiamo parlando, ragazzi? Cioè è una scelta, hanno un direttore sportivo che non è reduce secondo me da grandi imprese, mi riferisco a Marocco, che deve dimostrare, è un allenatore che è già in fibrillazione, ti confermo le fibrillazioni, non è contento, forse non sono contenti di lui, ma dal mio punto di vista non si è neanche comportato molto bene con l'Udinese, mi riferisco a Ciocchi, per come la leggo io, e se uno vuole andare, deve andare e deve dirlo prima, poi non voglio entrare nei problemi di Ciocchi, del Verona, Barak è un nome che ha finito il ciclo contrariamente a Tamese, per il Verona attualmente può ancora dare un anno per l'anno prossimo, Idic in quella situazione, Barak se arriva qualcuno lo porta via. Chi offre 18 milioni cash? Ti dico la verità, allora abbiamo parlato di Lo Celso hanno smentito, ti posso garantire che i contatti con Lo Celso ci sono stati ed è anche giusto che smentiscono, giustamente smentivano anche Gollini 2 mesi fa, è perché smentivano lo scambio con Cuomo e poi Gollini è arrivato, e Dodò era difficilissimo, e quindi tra virgolette smentiamo. È giusto smentire tutto, poi noi cerchiamo di raccontare quello che sappiamo, onestamente. Lo Celso ci sono stati dei contatti, in questo momento Lo Celso forse è più vicino al Villarreal che al Napoli piuttosto che alla Fiorentina, ma c'è un problema di perfile finanziario, ma è un profilo che piace. Per me l'effetto Ramadani, cioè Ramadani non vive, cioè adesso devo dire, visto che tu prima dici ma dobbiamo dire le cose liberamente come sempre, Kostic è ufficiale da un quarto d'ora, no? Ma Kostic è un naufragio di Ramadani, che ti ricordi l'estate scorsa l'aveva, doveva andare alla Lazio, soprattutto qualcuno, non voglio dire Ramadani, consigliò al signor Kostic, che è un ragazzo evidentemente con grandi ambizioni, di saltare un allenamento, perché saltando, ti ricordi quella storia, saltando quell'allenamento avrebbe facilitato, il problema è che sono tedeschi, mica sono di, non voglio dire un nome, se no poi mi scrivono queste cose, purtroppo ci sono cascato una volta, ma non è, siccome non è offensivo, non, malgrado tu, perché non è offensivo, i tedeschi, adesso Ramadan ha fatto una grande operazione con la Fiorentina, dal suo punto di vista, dal punto di vista della Fiorentina, ieri è stata una bella cerimonia, che mi sembrava una serie di quelle del nipotino che va a fare la cresima, sto parlando seriamente, no? Con i regali, e più che il nipotino è diventato un nipote, Milenkovic molto bene, molto belle le sue parole, no? Di grande attaccamento, sentite una rincorsa che parte dall'estate scorsa, una svolta che c'è stata la settimana scorsa, nessuno che l'ha portato via, nessuno di importante, il Siviglia non sarebbe stato la Fiorentina, ma io
sono d'accordo, mi fa piacere per la Fiorentina, no? Perché significa che la Fiorentina sta crescendo, e però questo favore gliel'ha fatto. Secondo me, al momento con l'Empoli non ci sono delle triangolazioni dirette per dire no, mi dai Zurkowski, Nastasi, io non ho notizie di questo tipo, però è un nome che dobbiamo tenere perché, ripeto, io ne ho viste troppe e so che quando c'è un rapporto con un procuratore, Bayram il suo lo deve spostare, se potesse fargli fare il salto di qualità, visto che è giovane, ma non più, non ha 18 anni, è giovane, ma quando ne hai 22-23, esatto, quando ne hai 22-23, stavo dicendo, devi fare il salto, quindi è una storia che terrei aperta. Barak gli piace, ma ti faccio una domanda, perché sta ancora lì? Perché forse costa troppo, nonostante che abbia fatto... Perché costa troppo, perché costa sotto i 20, costa troppo e viene considerato probabilmente non da grande squadra, altrimenti l'avrebbero perso. Vi ricordate cosa accadde quando arrivò a Udine? Fece poche fiamme, sembrava un crack da 40 milioni, doveva andare alla Juve, all'Inter, chissà dove, poi è ripartito dal Lecce, dove dice di voler tornare per chiudere la carriera. Leggo delle cose un po' strane, sono sincero, la Spagna, non voglio giudicare nessuno, però voglio tornare a Lecce a chiudere la carriera, io ho tanti amici a Lecce, faccio le vacanze in Salento, tranne quest'anno da 15 anni, sono posti straordinari, pure io vorrei vivere a Lecce, ma io non capisco Barak quando dice queste cose, quindi perché faccio fatica, cioè, avrà acquistato un attico super attico dietro Lecce e vuole andare a vivere a Gallipoli. È bellissimo il Salento, è straordinario, quindi io lo capisco, abbiamo fatto pure la sigla della nostra trasmissione, non voglio fare promozione, ma la verità di calcio mercato, siamo andati a Lecce, perché è una città bellissima, però non capisco, e sta ancora lì al 16, 15, 12, 11 di agosto e non si capisce perché. Allora, perché dico questo? Perché secondo me, se devi fare il salto di qualità a centrocampo, devi fare il salto di qualità come si deve. O lo fai come si deve, non che baracca non sia stato. O lo fai perché lo devi fare, o se lo devi fare al 50% piuttosto che al 30% è meglio secondo me non farlo. Io ho questa chiave di lettura. E per te chi sarebbe un nome che ti va a fare un salto di qualità importante? Ndombele. Lo scelgo. Sono questi. Questi. Sì. Luis Alberto lo metti? Paredes. No, ma lo sai perché non lo metto Luis Alberto? Te lo spiego perché non metto Luis Alberto. Perché... se io sono allergico alla cioccolata, e l'ho dimostrato l'anno scorso, e mi dai la cioccolata, io sono allergico, e mi devi dare i biscotti. Mi spiego, se tu nel 4-3-3 hai dimostrato di essere un ibrido, Barak non è un ibrido, Lo Celso non è un ibrido, in quel ruolo, vi ricordate cosa è successo all'inizio, prima che si ambientasse Luis Alberto, no? Quanta panchina ha fatto tanta panchina, cioè... Poi nella seconda parte della stagione, e lo chiamano il mago, ha grandi colpi, ha delle giocate geniali, è normale che poi debba fare qualcosa, la squadra è migliorata, il 4-3-3 ha attecchito, lui è stato sicuramente più dentro, ma non è uno classico da 4-3-3, esattamente come Kostic non può giocare basso nel 4-4-2 come esterno basso, infatti Alfredo. Cambiano modulo e giocano 3-5-2. E quindi per me Luis Alberto sarebbe un rischio. Poi vede l'Arno, Piazza della Signoria e Flavio, e fa la migliore stagione della sua vita nel 4-3, ma io devo parlare prima, non dopo. Alfredo, tu hai fatto tre nomi di tre giocatori che ci farebbero fare il salto di qualità. Sono tutti tre nomi che sono fuori squadra. Ndombele è fuori squadra, Lo Celso è fuori squadra e Paredes non è, diciamo, in Paredes, anche se su Paredes tu ci hai raccontato che perché lo chiami, perché fai l'accento al contrario? Paredes. Guardi Pedro, io ieri sera gliel'ho detto, ieri ci abbiamo provato a dirlo, arrendo, ma... vi auguro un buon Ferragosto, posso staccare adesso? Se volete ci ripetiamo. Lei Pedro Lanne alla ha parlato, non lo so, ha parlato con l'Argentina, è come se parlassi io il pugliese al posto suo, non lo posso fare. C'è un nome che è il nome che qualche tifoso ci fa, anche lui è in scadenza, che è Aouar del Lione. Si potrebbe muovere. Ma il Lione ti chiede 25 milioni. Ma Aouar è un centrocampista abbastanza offensivo, o meno come Lo Celso. Chiaramente quando parlo di Paredes ho fatto degli esempi, non mi riferisco alla Fiorentina, il regista ce l'ha, è Mandragora. Quindi io ti dico, il centrocampista che prenderei, Ndombele guadagna una cifra, c'è il Napoli, ci sono altre squadre,
ma sicuramente Ndombele, se trova l'ambiente giusto, è un centrocampista forte, che adesso lì non ha visibilità al Tottenham, esattamente come non l'aveva Wijnaldum, che è andata alla Roma. Anche ci sono dei momenti in cui devi, sì, esatto, ci sono dei momenti in cui devi sfruttare, cavalcare l'onda e sfruttare l'occasione. Mi sembra uno di questi momenti. Se tu, oggi siamo al 12, se tu vai al 22, al 24 e consumiamo un paio di giornate di campionato, ma te li, come si dice in gergo, te le buttano in faccia i centrocampisti che adesso ti dicono non paghiamo, non contribuiamo se non al 30% del pagamento dell'ingaggio. Tra 10 giorni ti contribuiscono al 60. Se tu hai risolto il problema, come ci siamo lasciati martedì, la priorità è quella di risolvere il difensore centrale, giusto? Sì. Milinkovic 80-85, giusto? Milinkovic è rinnovato, benissimo. Lasciavamo quel 15 di mercato, è strano, a maggior ragione quest'anno, ma la strada era quella e si erano tutti defilati. Adesso secondo me non hai la frenesia di dover andarla a prendere domani o dopodomani alla vigilia del campionato, lo puoi prendere il 18 e il 19 quando o il 22 o il 24 quando situazione insospettabile, anche eventualmente per il famoso esterno, quando Kwame, no, avrà una sistemazione che non ha delle offerte, ci sono dei tentativi da parte di società che non sono quelli che magari Kwame immaginava potessero essere 3 anni fa, no? Quando era un crack potenziale, poi ha avuto dei problemi, e ti devi liberare ancora di qualcuno, e sicuramente tra questo qual signore, tra quel signore c'è Kwame, quei Biraghi credo che la vicenda del contratto la risolveranno brillantemente, avvicinandosi ai 2 milioni. Ti do questo aggiornamento sulle cifre rispetto al 1,5 milioni, 1,4 che guadagna adesso, quindi quel tra virgolette allarme, perché il Nottingham offriva anche quei soldi, offriva anche più di 2 milioni. Ha dato l'assist a lui per metterci la cifra da richiedere alla Fiorentina praticamente, di fatto. Sì, più o meno sì, più o meno sì, ma comunque... nel momento in cui Milenkovic con i bonus, no? È vero che lei è di scadenza, ma guadagna una cifra non lontana dai 3,5, anche visto che il tuo capitano prende circa 2 milioni. Giusto. C'è poco. Se lo ritiene indispensabile per la fase sinistra ed è non lontano anche dalla perché scadenza. È un classe 92, va a firmare l'ultimo. È un classe 92, sicuramente, è certo, è più anziano di Milenkovic, queste valutazioni vanno fatte, non è in scadenza. Rispetto a Milenkovic, ma se gli dai 2 rispetto ai 3 circa di base di Milenkovic, che può arrivare a 3,5, mi sembra che sia un buon salto di qualità e non ti porti ai problemi. Hanno cercato di mandarci a buone cattive donne Dronkowski, non ci sono riusciti, ci hanno provato, non ci sono riusciti. Mi sembrava la Fiorentina non era assolutamente al corrente di questa storia degli stipendi che avrebbero fatto saltare le operazioni. Poi io mi chiedo e vi chiedo, ma secondo voi lo Spezia manda via Provedel che fa le visite con la Lazio per correre un rischio su Dronkowski? Ma non esiste, per cui hanno provato a mandarcelo, a farci a bruciare lo spezzatino, ma lo spezzatino in casserola era giusto ed è stato bello saporito. Dronkowski è andato dove doveva andare. Alfredo, ti faccio fare un ragionamento su, come ben saprai, Commisso... È difficile oggi, però ci provo. No, dimmi. È caldo, lo capisco. È tornato Commisso in città, a Firenze, e magari la presenza di Commisso può dare un'accelerata, no? Magari sul definire alcune situazioni. Dico questo perché Commisso come carattere è un passionale, gli fa piacere essere alle presentazioni, a dire quello che fa, e quindi magari mi è venuto questo pensiero. Su questo unisco... È giusto quello che dici. Ieri Barone ha detto questo nella conferenza di Milenkovic, che hanno rifiutato un'offerta all'ultimo minuto per Milenkovic. È uscita una squadra sulla Nazione, citiamo i colleghi, e ti risulta che a te un rifiuto dell'ultimo momento per Milenkovic? La Nazione ha parlato del Paris Saint-Germain. Come? La Nazione questa mattina. No, non mi mettere in crisi. Non voglio farti... ti dico no, adesso mi passa una battuta, la Nazionale pure brasiliana, adesso non mi mandare in crisi, io ti dico quello che so. Vai, io allora, il Paris Saint-Germain, se decide, adesso non ho ascoltato quello che hai detto, quindi non voglio commentare a scanso di equivoci. Anche perché poi mi danno fastidio quando ti commentano e fanno dei fenomeni, quindi a maggior ragione non posso sbagliare. Se il Paris Saint-Germain decide di prendere un difensore, lo prende con un fischio. Anche perché comunque stai parlando di una valutazione, scusatemi, di 18 milioni, facciamo 20? Andiamo a 25? Non era 25, ma andiamo a 25? Ma il 25 milioni
Paris Saint-Germain te li manda con col traco, con una, li mette dentro tutta una busta e te li manda in un'unica soluzione. Per cui io ti dico quello che so, la società che si è avvicinata di più a Milenkovic con un'offerta è quella che abbiamo detto, ed è il Siviglia. Monchi con Milenkovic e per Milenkovic ci ha provato. Secondo me, ma non voglio smentire i colleghi che hanno delle fonti sicuramente attendibili, se fosse arrivata una società di quello spessore, Milenkovic avrebbe detto di sì. Poi, se il suo procuratore ci vuole vendere sempre bigiotteria, per lei, può dire tutto quello che vuole, anche che lo volevano sulla Luna, che sono scesi i marziani con la navicella per portarlo su Marte, ma io ti dico quello che so e quello che ho verificato. L'importante è che questa storia si sia completata e si sia, sia stata archiviata nel migliore dei modi per le migliori persone. E sul ragionamento di Commisso pensi possa essere un No, è giusto, però è giusto quello che dici, lo condivido, e anche l'entusiasmo e l'umore ti porta, porta molto spesso dei presidenti a fare delle operazioni che magari non fanno, no? Perché vanno in una città, trovano un bagno di folla, vedono l'entusiasmo, guardano, e parlano con l'allenatore, vanno a cena con l'allenatore spinge e il presidente dice al direttore, amico, l'allenatore, accontentiamolo, facciamogli un altro regalo. Questo lo dico come prassi, però ripeto, per quel ruolo, per quello che cerchi a centrocampo, l'eventuale esterno offensivo, i centrocampisti bravi, forti, che hanno un ingaggio importante con degli esuberi in corso, guarda cosa sta facendo Belotti, che è tutta un'altra storia, ma Belotti potrebbe andare stasera, domani, o sarebbe andato ieri sera in Francia, al Galatasaray, vuole aspettare la Roma, ma deve uscire il suo muro, vale per i centrocampisti che guadagnano 4, 5, 6, 7, 3,5, 3, 8, l'entusiasmo è giusto, ma l'entusiasmo non deve rasentare l'incoscienza, per cui io sinceramente aspetterei, augurando un buon campionato a tutti i tifosi della Fiorentina, che si materializzino delle cose più consone, no, a quello che è il tuo budget, senza fare delle follie. E mi fermo dicendo, se vai a Porta Portese alle 7 di mattina trovi una roba, se vai a Porta Portese a mezzogiorno trovi un'altra roba, se vai all'1:30, io non sono mai stato a Porta Portese, ma ci passo sempre, mi hanno insegnato così da quando sono a Roma, se vai all'1:30 trovi tutto chiuso. Se devo andare a prendere una roba adesso a mezzogiorno, quando magari tra 10 giorni la puoi prendere alle 7 di mattina, con le giuste condizioni, e io penso che sarebbe anche opportuno aspettare. Alfredo, mi leggo a questo tuo ragionamento e ti dico quello che ci hanno detti prima. Lo scorso anno la Fiorentina partiva il campionato con centrocampo titolare Torreira, vertice basso, da una parte Castrovilli, dall'altra Bonaventura. Oggi la Fiorentina ha perso Castrovilli, perché anche se non l'ha perso perché l'ha venduto, ma non lo avrà fino a febbraio, ha perso Torreira. Sì. Ha tenuto Buonaventura, da un punto di vista qualitativo ha fatto un passo indietro, quindi serve un colpo di qualità. Sì, servirebbe, sì, sono d'accordo, servirebbe, può darsi pure che si faccia, abbiamo ancora 20 giorni, oggi è 12. Sì, no, io guardi, io sono abbastanza tranquillo e sicuro che noi lì un pezzo lo prenderemo, spero e penso che sarà un pezzo di grande qualità, però serve, è un pezzo che serve. Cioè, serve perché gli anni passano per tutti, gli anni passano per tutti, scusa se ti interrompo, non solo per me ma per tutti, e quindi Buonaventura un anno in più, Castrovilli, se hai visto anche l'impostazione di Chiesa, non sai quando torna, con precisione hai dovuto prendere un altro esterno, ma sono convinto anch'io che tu debba farne un altro, sono convinto anch'io che magari arriverà un investimento per l'esterno negli ultimi giorni, se si dovesse presentare l'opportunità. Noi cosa abbiamo detto? Che l'importante era fare lo scheletro della squadra all'85% per l'inizio del campionato, come voleva Italiano. Sono 2 mesi che battiamo su questo tasto e così siamo arrivati. Siamo arrivati a questa determinazione, che la squadra è stata consegnata chiavi in mano e gli hanno detto a Vincenzo Italiano, metti in moto e guida. Dice, ma sai, poi dietro mi manca il portapacchi. C'è un problema che mi manca il gancio per trainare il mio yacht, dico delle sciocchezze, ma sono cose che ti possono anche fare, gliele possono anche fare al 22 di agosto, hanno consegnato la squadra chiave in mano, questo puoi partire, mettere in moto, hai risolto prima del campionato Milenkovic, la strategia mi sembra giusta, è la cosa più brutta che ci sia, non hai casi aperti, risolverai adesso Biraghi, Trangoschi andrà a giocare, Drongoschi, Gollini,
mi auguro sia la soluzione dei problemi, lo voglio vedere, posso essere sincero, ma non è una critica. Io con lì lo voglio vedere. Non è una critica, non ti voglio mettere, lo voglio vedere, lo voglio vedere. Lo voglio vedere e spero che finalmente anche la Fiorentina abbia un attaccante da 18-20 gol, dopo Vlahovic. Con tutti gli investimenti che sono stati fatti, qui sono andati bene, sono andati meno bene, Cabral non lo boccio, lo aspetto alla seconda stagione, è arrivato in un momento difficile, doveva sostituire Cabral, scusami Vlahovic, e quindi doveva essere pronto, ha fatto e non fatto, mi resta in testa in gol di Napoli, ma non ha avuto la continuità, quindi non lo boccio. A Gollini auguro tutte le migliori fortune di questo mondo. Lo voglio vedere, ma lo ripeto, non è una critica, è una curiosità. Voglio vederlo competitivo per la Fiorentina. È un passaggio troppo importante. La mia paura, ne parlavamo prima su Gollini, è che Italiano, che reputo un allenatore che si sta facendo importante, si farà importante, un allenatore bravo, la mia paura è che si vada avanti con l'alternanza, o che si possa andare avanti con l'alternanza. No, spero anch'io di no. Non può fare. Alfredo, io, guarda, sono pronto a scommettere che domenica è la Terracciano, che gioca nel Terracciano. Vabbè, allora vedi che poi questo che abbiamo detto il venerdì 12, ho dovuto specificare perché non volevo che sembrasse una critica a Gollini, è una curiosità. Lo sai perché l'ho detto? Perché lui ha sbagliato tutto l'anno scorso ad andare al Tottenham. Lui è chi gliel'ha consigliato. Cioè, con gli Lloris davanti vai al Tottenham. È come dire che vado a New York sul percorso della maratona, il giro della maratona. Ok, Calderon va a parlare a Sport Italia al posto di Pedulla sul mercato, cioè, non si può fare. Questo non te la commento, ma oggi il mio avvocato è in ferie, quindi non ti posso neanche correlare. E io tra 20 minuti ci vado anch'io in ferie. Alfredo, ti faccio l'ultima domanda. Prade due giorni fa in conferenza stampa, io ero presente per la presentazione. No, mi hai un po' scioccato, scusami se ti interrompo, io spero che giochi con lì. No, ascoltami un secondo. Allora, me lo auguro. No, ascoltami. No, Flavio, no, parliamo seriamente. Sì, allora, sì. Tu hai Tracosci e Reina. Tracosci in scadenza e Reina in scadenza. Lì deve andare al ballottaggio perché non si capisce. Infatti, alla fine sono andati via tutti e due. Onana e Andanovic faranno una scelta all'inizio che possa essere tendenzialmente definitiva. Quello che mi hai detto tu. Lo ritengo, non quello che dici tu, che ci mancherebbe, se parli da quel po' che ti conosco, e ti conosco adesso un po', quando parli sei assolutamente stra aggiornato, ma se parti con Terracciano e fai le prime tre Terracciano, significa che hai scelto Terracciano, non che devi aspettare Gollini dopo un problema fisico, e per me sarebbe una roba grave. Io spero che giochi Gollini, ma non perché non rispetti Terracciano, perché altrimenti il problema in quel modo non l'hai risolto, secondo me. Io perché dico questo? Perché Italiano, e per me questo è un upgrade che lui deve fare, parliamo di un allenatore per me straordinario, bravo ma forte vero, lo scorso anno ci ha insegnato e ce l'ha detto, anche in conferenza stampa più di una volta, per me gioca in porta chi si allena meglio, per lui non esiste un titolare o una riserva. Quindi le prime tre amichevoli serie della Fiorentina, parlo quella contro il Galatasaray, quella contro il Betis e quella contro il Qatar, chi arriva a titolare Terracciano. Io non sono d'accordo. Posso essere d'accordo? No, no, mi ricordo questa cosa al Milan con Seba Rossi e Antonioli. È stato un casino all'inizio. Per me il portiere è l'unico ruolo che deve avere una gerarchia. Anche difensori centrali, per come la vedo io. Però. Sì, sì, è l'unico ruolo, intendo dire, se poi mi dici il difensore centrale, il centrocampista centrale, ma il portiere è il primo ruolo, mi spiego meglio, che deve avere una gerarchia. Beh, abbiamo visto a Parigi cosa è successo con Donnarumma. Ma abbiamo visto a Parigi, ma sotto la doccia, Rossi con Antonioli, cioè chi ha vissuto quei periodi era la personalità dell'uno che doveva avere il sopravvento, perché poi... sono tutti bravi ragazzi, ma non mi fa di nient'altro che vada in rima. Ma alla fine è importante che ognuno arrivi a quella che è la determinazione nella loro testa, guadagnare di più e giocare. Giocare guadagnare di più. Poi quello che fa Flavio, Alfredo, Antonio, Giovanni, Pasquale, Nino,
allora non gliene frega proprio nulla. Poi mi arriva da ridere che Navas e Donnarumma parlavano, abbiamo buoni rapporti. Abbiamo buoni rapporti di che? Perché stanno a cena, a pranzo insieme. Per me deve giocare il portiere che tu hai scelto. Quindi per me la gerarchia, io non sono d'accordo con l'italiano, che cosa mi becco? Domani l'italiano mi dice Alfredo come ti sei permesso? Mi sono permesso, io non sono d'accordo, che io devo dire quello che penso. Per me la gerarchia tra i portieri è una follia. A meno che uno non stia male, a meno che uno non sia reduce da 4 mesi di infortunio, a meno che non ci sia la condizione, a meno che non abbia perso un quarto di vista e non veda più nelle uscite, dico per paradossi, ma la gerarchia tra i portieri è un autogol alla Comunardo Nicolai. No, sono Alfredo Strada, d'accordo con te, e non sto dicendo perché qualcuno dice... Non è che poi italiano, italiano, io lo stimo, ma italiano... Se dovesse giocare a Terracciano, perché in chat qualcuno, se dovesse giocare a Terracciano non sarei sorpreso e sarebbe in linea col precampionato dove ha avuto più. Io mi auguro che giochi di Collini, ma non perché abbia qualcosa contro Terracciano, ma perché se gioca Terracciano ammazzi Collini moralmente. Rivede gli Oris, dai, rivede gli Oris. Chi l'ha mandato al Tottenham non ha capito i problemi di Collini, sarebbe stato meglio andare a giocare a Empoli l'anno scorso piuttosto che al Tottenham. Un portiere quando sta disattivo, inattivo per 6 mesi, 8 mesi, quando gioca 3 partite all'anno, è un portiere che è come se avesse perso 4 anni. Se tu tieni un Porsche, io avevo un Porsche una volta, lo tenevo in garage per 2 mesi, quando lo mettevo in moto mi tirava 2 schiaffi, ma è normale, cioè, ci sono determinate cose che ci devi rispettare. Se non rispetti questi passaggi, significa che non rispetti te stesso, tra virgolette, non sto parlando di italiano che non rispetta te stesso. Ha scelto Terracciano, allora non doveva prendere Collini. Quindi io adesso vediamo quali saranno le scelte definitive e poi le commentiamo. Ultima domanda, siamo proprio in chiusura. Prade 2 giorni fa ha chiuso la conferenza stampa dicendo oggi, prima delle entrate dobbiamo pensare alle uscite. C'è Benassi in uscita, c'è Kwame in uscita, c'è Ranieri in uscita, c'è la situazione in Anastasic. Ci sono novità su questi giocatori? No, Ranieri alla Salernitana te lo escludo. Che possa finire il giro di qualche neopromosso, sì. Ranieri, l'ho letto anch'io dalla Salernitana, non voglio smentire nessuno, ma in questo momento non è una cosa calda. Kwame c'ha 2 o 3 proposte dall'Europa non di primo piano, e secondo me può essere anche lui una soluzione per qualche club italiano tra i neopromossi e altri che cercano. Benassi c'è in Lecce, non lo volevo dire ma siamo chiusi, e Nastasic chi lo prende? Si prende un rischio. Quanti giochi a partita ha giocato Nastasic l'anno scorso? Te lo dico, credo 2 o 3 particolari. La vera domanda è come le ha giocate. Poi ha fatto danni. Questo non, qui non entro perché già. L'abbonato di Nastasic quante... c'è un abbonato, ci segue. Il problema non è quante, il problema è come. Auguriamo di fare. Quindi chi prende Nastasic, ora che l'Empoli che cercava Rugani possa prendere Nastasic, non te lo escludo, ma se accadesse significherebbe che l'Empoli ha cambiato management. Nastasic l'anno non scorso 5 presenze e 217 minuti complessivi. Quanto guadagna? 1.800.000 euro. Bene. L'avvocato secondo me è contento a prescindere. Qualsiasi cosa dovessimo dirgli adesso secondo me non si incaccerebbe. Cioè, dai, di cosa stiamo parlando? È del discorso del centrocampista. Un Lo Celso è per sempre, un Nastasic è per 6 mesi. Questa è la cosa. Vorrei chiederti quant'è la percentuale di realizzare il colpo Lo Celso, che in realtà ormai abbiamo perso le speranze qui, almeno io da tipo. Ora ti offende. Però è da più di 24 ore che non se ne parla e non sappiamo se vuol dire tutto o non. Ma farai, io penso che farai un buon Ferragosto uguale, oppure il fatto che non ti parli è giusto che tu abbia un buon rapporto con la tua ragazza, o più importante che non ti parli di Lo Celso da 24 ore? Beh, premesso questo, scusami se sono entrato nei dettagli della tua privacy, non mi sarei mai permesso, ma era una cosa. È molto semplice la cosa. Se il Villarreal non avesse avuto i problemi che ha avuto, forse sarebbe già del Villarreal. Voi state vivendo come me, no, quello che sta accadendo a Barcellona, cioè, ne parleremo la prossima volta, ma la vicenda che sia è una roba clamorosa, ragazzi. La vicenda che sia è una roba clamorosa. Qui significa che domani mattina io mi posso presentare a Palazzo Pitti,
No, e posso dirgli scusami, quant'è in tasca? 50 centesimi, però voglio comprare Palazzo Pitti e me lo vendo. E io non ho i soldi per pagarlo. E tu gli dai l'autorizzazione a prenderlo. Lo prendono e adesso forse non lo possono tesserare. Ma di che stiamo parlando? Finirà tornando all'uccello. A Caralluccio e vino, Alfredo, dai. Ma come finisce tutto a Caralluccio e vino? Come il presidente della Lega di Serie C, Ghirelli, che dice sono sconvolto perché i campionati calendari in ritardo. Ma sei sconvolto, non hai risolto un problema che ogni anno ci sono società che non si iscrivono, sono sconvolto io. Ciao Ghiro, sento le stesse cose che ti... Ciao Ghiro. Eh no, salutami Ghirelli, ma sono sconvolto io, ogni anno non c'è un campionato che finisca, ditemelo in quali posti d'Italia, neanche nel terzo mondo calcistico, ditemi l'ultima volta in cui un campionato di Serie C, visto che la sede è a Firenze, è finito senza una squadra o sospesa o sparita, ditemelo, eravamo ai tempi della guerra, sì. Quando non esisteva la Serie C. E si scandalizzano, è uguale, quindi devo rispondere alla domanda, sono andato troppo fuori tema, ma c'entrava perché il Villarreal ha dei problemi, se non avesse avuto questi problemi probabilmente l'avrebbe già ufficializzato. Andremo secondo me al ballottaggio, il Villarreal oggi ha questo vantaggio rispetto agli altri, il gradimento del ragazzo che si è trovato bene, all'interno di un percorso clamoroso che ha portato quasi il Villarreal a vincere la Champions, di che stiamo parlando, hanno fatto qualcosa di incredibile, per cui è normale che lui vorrebbe restare lì. Ci sono speranze per gli altri fin quando il Villarreal per i noti motivi non riesce a chiudere. Va bene Alfredo, ci vediamo martedì sperando che abbiamo già i primi tre punti. No, io poi c'ho una comunicazione di servizio che se vuoi ti posso dire in diretta. Io martedì c'ho un treno, che poi martedì riprendo le trasmissioni, c'ho un treno proprio a quell'ora, se poi o voi spostiamo, perché non vorrei, io purtroppo devo prendere un treno, non ti dico la facciamo il 15 a Ferragosto perché non mi sembra il caso, se voi facciamo... Se vuoi facciamo mercoledì, giovedì e venerdì di fila. Alfredo, io capisco che se tu non ci sono io ti senti in difficoltà ad esserci, ma puoi fare. No, no, ti preoccupi? No, no, assolutamente non mi permetterei mai. ho voluto portare in diretta perché volevo tastare il polso di Flavio. Questa cosa di martedì, che non mi sembrerebbe il caso di arrivare a Roma alle 14.30, a meno che tu non ti voglio collegare da un binario della stazione Termini, non no, voglio che, perché arrivo proprio a quell'ora. Però Alfredo, se annunciamo lo Celso, il treno lo devi annullare, Se annunciamo lo Celso. E vado direttamente da Conte a Londra. No, cambia tutto. Io se annunci lo Celso, vado direttamente a Londra e la facciamo con Conte a Londra e Parati. Oh, siamo d'accordo. Su Conte. Però questo te l'ho detto come comunicazione di servizio ufficiale, scusami se l'ho detta ufficialmente e non ufficiosamente, io preferisco portare tutti in diretta. Non è un problema. E poi, poi decidiamo. E chi ci segue sa dove trovare le comunicazioni. Va bene, Alfredo, io ti auguro un felice ma oggi torni in trasmissione a Sport Italia? No, io sono stato dalle tue parti un po' defilato, no, però no, circa visto, 200 visto, di euro. Hai visto su Instagram e tutto quanto, quindi non dicevo delle bugie. Sono tornato e rientro in trasmissione il 16, che è martedì. Rientro a Roma a quell'ora lì, con un treno che arriva da un'altra parte d'Italia. Non volevo mettere in difficoltà il collegamento. No, dall'altra parte vado giù in Calabria, vado in Calabria. Oh, mi sembra non è importante, no, non è importante per niente. Ma come quando Flavio torna in Puglia, mica lo dice, sta un po' defilato. Quelli li amo noi, Alfredo, muoviamo noi i nostri avvocati adesso. No, ma se è quello di Nassi ci paga lui, perché c'è uno e otto l'anno. È no. Disponibile. Se quello di Nastasic, anche se dovessi perdere, paga lui. È anche problema. Vero che quello di Nastasic c'è lo stesso di Jovic, di Italiano, di Milenkovic. Ma questo lo dice anche Santi. Ed anche quello di Bairami, ma non è più quello di Kostic, perché gli disse, caro Filip, non andare all'allenamento, così andrai alla Lazio, con i tedeschi. Quando l'hanno visto, non all'allenamento, gli hanno detto, ovunque andrai, tranne alla Lazio. Dove è stato Kostic? L'anno lì, che ha fatto Kostic? Tutto l'anno lì, che ha fatto Kostic a settembre? Prima cosa ha cambiato agente. Che meraviglia! Come mai? Come è andata la Juve ufficializzata mezz'ora fa? Con un'altra agente, ragazzi. Poi non è che noi inventiamo le cose, ci sono delle cose che tornano in base ai fatti che stiamo raccontando. Certo. Va bene, Alfredo. Ci vediamo settimana prossima, mercoledì. Ah, già ufficiale? Già deciso. Tu, io ho tutto in diretta, alla luce del sole. Va bene.
buon Ferragosto a tutti, soprattutto buon campionato e tifosi della Fiorentina. Pensavo buone ferie a Gabriele. Domani no, inizia a chi? La rumba. A me? No, Gabriele, ma Gabriele, l'ho visto... No, ascoltami, stasera, oggi abbiamo sforato, ma fammi sforare di 30 secondi. Gabriele l'ha detto con un pathos, quasi con una vergogna, di andare in ferie, che sì. Sono convinto che dalle ferie penserà soltanto alla trasmissione. Quando torna Gabriele? Il 21, ma io continuerò a lavorare da lì. Secondo me non se ne andrà mai, spiritualmente. E quindi ci ho preso, vai in ferie, non si può, come se... Sono una partita IVA, Alfredo, e questo risponde a tutte. Ma le ferie, le ferie, se ti fai mercato, per me le ferie non esistono da 20 anni. Lo so, ti avviso. Ti racconto la giornata di ieri, alle 3 del Petagna, alle 3.15 Simeone. Del cellulare, stavo a pranzo con degli amici ieri, mi sono alzato, non mi hanno più visto, ma lo sto aspettando, è la verità. Lo so. No, è la verità, la verità. È un metodo per non pagare i pranzi, no, questo è l'avvocato di Nassi, dice, non io. Ah, okay. non sono io, esperto di mercato, può pagare anche lui, anche il pranzo, non c'è problema, va bene. Io vi auguro buon campionato. Ciao ragazzi, buona giornata a voi, grazie a voi, ciao.